Volete tonificare tutto il corpo ma avete poco tempo? Allora il workout che vi sto per proporre è quello adatto a voi. Andiamo! Eccoci ragazzi, pronti per un workout HIIT Total Body in cui alleneremo tutto il nostro corpo. Tempo di lavoro totale di questo workout solo 15 minuti, materiale necessario, tappetino e due manubri. Iniziamo a scaldarci ragazzi! Allora, intanto vi spiego, scaldiamoci bene con lo step touch e vi spiego come sarà questo workout HIIT Total Body. 6 esercizi, 2 per la parte inferiore, 2 per la parte superiore e 2 zona addominale. Ogni esercizio lo eseguiamo per 50 secondi di lavoro attivo e 20 secondi di pausa tra un esercizio e l'altro. Tutti questi esercizi li ripetiamo per 2 giri. Avremo il timer alla mia destra per controllare insieme il tempo di lavoro. Calcio dietro, intanto scaldiamoci ragazzi e ci prepariamo per questo nuovo workout di Allenati con il sorriso su misura. E naturalmente il materiale necessario più importante è il vostro sorriso. Scaldati bene e poi partiamo. Man mano che faremo gli esercizi vi spiego, quindi tranquilli senza che vi faccio ora la lista, ma tanto vi accompagno io in questo viaggio di 15 minuti per allenare tutto il corpo. HIIT, il miglior allenamento quando ho poco tempo e ho voglia di tonificare e ho necessità di tonificare tutto il corpo. Calci dietro ancora, gli ultimi. Scaldiamo bene, ancora. 4, 3, 2, 1. Ok ragazzi, pronti a partire. Ah, io sono Nicola Famiglietti, Beauty Fitness Trainer. Primo esercizio, molto semplice, ve lo faccio vedere. Sono dei balzi, destra e sinistra. È un lavoro cardio in realtà, il primo esercizio. Andiamo sia a terminare il riscaldamento che a lavorare in maniera aerobica, cardio, per la nostra parte inferiore. Attivo il timer, ormai lo conoscete, eh? Sapete se vi state allenando con me che ho questo timer sempre alla mia destra che ci scandisce i secondi di lavoro. 50 secondi, si parte, vai con me, subito, belli balzi, destra e sinistra. È un bellissimo workout in cui lavoreremo tutto il corpo ragazzi, quindi impegniamoci, partiamo subito a bomba, come piace a me, con i balzi destra e sinistra. Spingi bene, spingi. Mi raccomando, stringi anche l'addominale e spingi sulle gambe spostandoti a destra e a sinistra. Ancora quanti secondi? 20. Andiamo. Sì. Gli ultimi ragazzi, sono solo 10 secondi. Countdown insieme. Al 5 vi faccio il countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! E siamo partiti, come si dice, il ghiaccio è stato rotto. Secondo esercizio più isotonico per le nostre gambe, i nostri glutei, sono degli affondi incrociati dietro. Guardami bene, qua scendo, mi raccomando, bene la contrazione gluteo e addominale nell'esecuzione del movimento. 3, 2, 1, sinistra dietro, vai, andiamo, qua, scendi bene, controlla bene il movimento, non aver fretta. Mantieni il mio tempo, ragazzi, questo è il tempo di lavoro, cerco di scendere fino a che il ginocchio sfiora il pavimento. Primi due esercizi di questo circuito HIIT Total Body sono per la parte inferiore e questo ragazzi è un esercizio completo, gluteo, gambe, interno, esterno, fascia al lavoro. Vai, scendi ancora, cercate di scendere come me, La gamba è incrociata e va indietro. Gli ultimi secondi. 5, 4, 3, 2. Faccio l'ultimo, dai, l'ultimo. 1. Stop, ragazzi. Allora, vi avevo detto di prendere i manubri e questo è il momento di utilizzarli. Terzo e quarto esercizio, parte superiore. Useremo i manubri. Ragazzi, molto semplice. Sono delle spinte alte, ma il punto di ritorno è sempre con il braccio teso, ok? Pronti a partire? 3, 2, 1, destro, scendo e salgo, scendo e salgo. Vado un po' indietro perché spero di essere ben inquadrato. E ragazzi, importante che il braccio nel momento in cui rimane immobile è bello teso. Lavorano non solo le spalle ma anche i dorsali. Fuori l'aria quando salgo. Come va? Stendi bene, eh?
Io sto utilizzando i manubri da 3 kg. Naturalmente voi gestite i chili da utilizzare a seconda del vostro livello di allenamento, fondamentale questo, eh. Io che sono allenato utilizzo i 3 kg. Vai ancora, qua, fuori d'aria. Gli ultimi 4, 3, 2, 1, ok, rimango con i manubri in mano. Quarto esercizio, andiamo a lavorare i nostri tricipiti con un kickback, ma insieme lavoreremo anche di coordinazione perché piegando andrò indietro e utilizzerò anche le gambe in spinta dietro, in modo da stringere bene addominale, gluteo e tricipite. 3, 2, 1, kickback, vai, qua. Spingi bene, Bene, qui è un controllo, gambe piegate, gomito indietro, dovete sentire il tricipite che lavora. Ragazzi, il focus sono i tricipiti, quindi gambe sì, ma voi concentratevi sul lavoro del tricipite, qua. Le gambe accompagnano questo lavoro. 25 secondi, ora ho il timer sotto gli occhi, Mento alto, vai ragazzi, qua. E poi gli ultimi due sono dei super esercizi per gli addominali, vai, bene, non perdere il controllo, qua, dietro, dietro, mantieni il mio tempo, che è il tempo giusto per il lavoro. 3, 2, 1, stop ragazzi, appoggio i manubri lateralmente, mi preparo per gli ultimi due esercizi addominali. Il primo ragazzi, mountain climber, lento, in una velocità controllata, quindi non troppo veloce, guardatemi bene. Posizione, tappetino, qui le gambe fanno questo, si avvicinano al petto, andiamo, vai mountain climber, ragazzi mantenete il mio tempo, se stringete bene l'addominale vedrete che il peso non è sulle braccia, ma è proprio sull'addominale, qua cerco di avvicinare il ginocchio al petto, io ho qualche problema con il filo del microfono, però va bene lo stesso, vai, ancora, qua. Mountain climber, 20 secondi, ragazzi stringete bene l'addominale, qui voglio il meglio, sì, molto bene, quanto tempo manca? Gli ultimi 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop ragazzi, rimanete nel tappetino ma recuperate, quindi appoggiatevi tranquillamente, ma l'ultimo esercizio è un classico, un evergreen per i pro, per le persone come noi che si stanno allenando bene e da parecchio, plank centrale, posizione, guardate bene me, mi saranno 50 secondi di plank, 3, 2, questo qui, 1, andiamo, plank, stringi bene l'addome, anche qui ragazzi il segreto è tenere gluteo stretto, quindi stringilo bene e addominale in contratto, in dentro, pancia in dentro, gluteo stretto e respira. Per me questo è il migliore esercizio per gli addominali, plank. Se ragazzi non ce la fate perché vedete che siete stanchi, perché venite dal mountain climbers e tutto, potete continuare appoggiando le ginocchia, rimanendo sempre in plank però. Però se riusciamo a portarlo al termine nella posizione corretta ancora meglio. È corretta anche l'altra, solo che questo è un livello superiore. Gli ultimi secondi. Sì, vai che vi faccio il countdown finale. 5, 4, 3, 2, 1. Ok ragazzi, tornate subito in piedi perché ragazzi il primo giro è terminato, ma come tutti i nostri circuiti HIIT, i giri sono due. Quindi si riparte da capo con due giri. Primo esercizio, i balzi, destra e sinistra. Ormai siete caldi, quindi dovete balzare. 3, 2, 1, si va. Ragazzi, il sorriso, Non perdiamo il sorriso. Noi siamo quelli di Allenati con il sorriso, tra l'altro su misura. Studiamo il miglior allenamento possibile, personalizzato proprio per voi. Qua. Ancora. Spingi bene. Ragazzi, sono dei balzi alti, Quindi devi spingere sulle gambe. Lo spostamento deve essere bello. Cercate di essere più simili a me. Emulate il mio movimento. Difficile da dire, emulate il mio movimento, vai, qua, 15 secondi, sì, stringi bene anche l'addome, gluteo esplosivo con il balzo, 5, 4,
3, 2, 1, stop! Vi ho rubato qualche secondo in più, ormai siamo allenati, quindi si può anche andare oltre 50 secondi ormai. Secondo esercizio, gli affondi incrociati. Qui vi voglio concentrati sul lavoro perché è giusto eseguirlo con la tecnica perfetta. 3, 2, 1, sinistra, dietro, qua. E sali, benissimo, come me, Cercate di farlo come me. Soprattutto di gestire il tempo, che qui lo faccio io senza fretta, in modo da controllare bene tutto il movimento e sentire bene tutta la contrazione. Qui lavora tutto, Io sento molto bene anche il femorale, il gluteo, interno e esterno coscia. Andiamo. Il ginocchio sfiora il pavimento e risalgo. Sfiora il pavimento e risalgo. Ormai le gambe sono belle sciolte. Ci siamo ormai scaldati e siamo nel cuore del nostro workout. Gli ultimi 10 secondi. Non si molla, Sono solo 5, 4, 3, 2, l'ultimo. Uno, stop ragazzi, come va? Bene, passo alla parte superiore, passiamo alla zona superiore. I manubri, io l'avevo nascosti qui dietro, ma ci sono. Ve lo ricordate, Quello, posizione di partenza è questa. Spinte alte, alternate. 3, 2, 1, si va. Qua, che bello, vai. È un hit total body da salvare e fare tutte le volte che ho poco tempo ma voglio allenare tutto il corpo, perché anche con questo esercizio lavoriamo non solo le spalle ma anche i dorsali. Fuori d'aria quando salgo, ricordatevi. Occhio alle mie gambe, devono essere simili alle vostre, sono leggermente piegate in modo che la schiena lavori in totale sicurezza. Ancora, sali e scendi, ancora, molto bene. Ah, mi piace, le braccia sono tese, Cerchiamo di mantenere la tesa al braccio. E qui il lavoro è mantenere il braccio teso nella fase in cui il peso è fermo alto sopra la testa. 3, 2, 1, stop! E ora, ve lo ricordate, sì, il kickback. Quindi lavoriamo bene il tricipite con l'allungamento della gamba. Prima la destra, poi la sinistra. Il segreto per farlo bene è tenere stretti gli addominali, contrarre gli addominali per mantenere un equilibrio costante. 3, 2, questa è la posizione, 1, andiamo. Sì, dietro bene, allunga. Sì, qua, molto bene, 20, 40 secondi, 20 magari, ancora vai. Sì, ormai ragazzi siamo pronti a passare a un minuto di lavoro, Vedo che ci stiamo allenando bene. Dai, qua. Lavora bene il tricipite, Gomiti indietro, non perdere l'equilibrio, sguardo in avanti, fuori l'aria quando vado indietro, prendo quando torno, fuori. 10 secondi e poi arriviamo alla zona calda degli addominali, vai. L'equilibrio stavo perdendo le 3, 2, 1, stop ragazzi, appoggio. Stavo guardando il timer. Leggermente ho perso l'equilibrio. Mountain climber, ragazzi, lentamente, ta 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 ta, addominale contratto e vado a stringere bene la zona addominale, il cuore del nostro workout. 3, 2, 1, andiamo qua, mountain. Sì, bene bene, stringi bene e lavora l'addome. Ragazzi, gli ultimi due esercizi e abbiamo portato al termine questo workout HIIT Total Body. Bene, bene, vai. Ancora. Stringi, stringi. Non mollare. Se tieni l'addominale stretto, vedrai che il peso non è sulle tue braccia, ma è tutto sull'addominale. Gli ultimi 15 secondi, vai. Stringi bene, sì. Sì. Sì, gli ultimi 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop ragazzi, recupera, sciogli bene le braccia perché è rimasto l'ultimo esercizio di questo HIIT Workout Total Body, è il classico plank, ormai lo conoscete. Pochi secondi, io vengo con voi perché voglio terminarlo con voi questo workout.
Pochi secondi al termine, tra 3, 2, 1, plank! E vai, siamo partiti. Chiudi bene le scapole, gluteo stretto, addome contratto, testa e collo in linea con la schiena, quindi mento non troppo basso, ma nemmeno troppo alto, posizione neutra. E rimani, stringi. Dai che siamo al termine. Bravissimi ragazzi, eh? Se l'avete portato al termine con me, siete stati super. E io vi ringrazio perché mi fate allenare con voi. Prova costume anche per me, eh? Quindi stiamo lavorando insieme per la nostra, per le nostre prove costume. Poco tempo, 10 secondi, vai, vi faccio il countdown finale. Rimani, eh? 8, rimani, 7, rimani, ragazzi. 5, 4, 3, 2, 1, stop ragazzi, fine di questo HIIT workout total body. Torna in piedi lentamente, io vi aspetto già in piedi, sono qua, ci siamo, lenti lenti, ecco di fronte a me ragazzi, marcia, sì, due respiri, fuori l'area, chiudi, prendi bene l'ultimo, fuori l'area, un applauso, grazie mille ragazzi, bravissimi se l'avete portato al termine, e noi ci vediamo nel prossimo workout.